Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon avvio di fine settimana. Con una rassegna che ha oggi molti temi. Il più rilevante lo terremo in conclusione, ma lo anticipiamo già in testa ed è la vicenda Israele contro i terroristi di Hamas. È partito l'attacco di terra. Ha detto il primo ministro Netanyahu che durerà per tutto il tempo necessario. Vedremo alcune cose, tra cui un avventuroso commento del Corriere della Sera, Franco Venturini, che già bisogna estrarglielo con le pinze, ma è costretto ad ammettere che c'è un problema di debolezza, di incertezza, di confusione nella strategia di politica internazionale della Casa Bianca di Biden. Allora forse. Diciamo, le scelte strategiche in Medio Oriente di Trump, gli accordi di Abramo non erano così sbagliati, eppure i giornaloni italiani gliene dissero di tutti i colori. Venendo alle cose italiane, c'è il tema delle aperture. Approvato un però, insomma, deboluccio ordine del giorno al Senato, ma insomma, gli ordini del giorno valgono quello che valgono, però danno la sensazione che perfino il Partito Democratico, perfino il Movimento 5 Stelle, da sempre chiusuristi, ora cercano anche loro di, diciamo, presentarsi come soggetti che non subiscono ma promuovono le riaperture progressive, così vengono definite. Oh, peraltro, oggi siamo al 14 di maggio, le aperture erano state le prime parziali aperture il 26 aprile. Delle scuole, parzialissime di bar e ristoranti, e dissero allora i virologi prefiche: ah, la pagherete cara, sarà un disastro. E cioè, poi il 2 maggio, la festa scudetto dell'Inter, ah, sarà un'ecatombe. Sono passati 18 giorni dal primo evento, 12 dal secondo, e non è successo niente, anzi, i dati stanno andando giù, e quindi questo fa pensare che alcune previsioni hanno più a che fare con la superstizione e i riti voodoo che con la scienza. Ma c'è qualche virologo che insiste, la vedremo sul Corriere della Sera. C'è molto sulla politica. Allora, intervista surreale al Corriere della Sera di Gabriele Albertini, a cui, da quanto si capisce, non è ancora apparso l'arcangelo omonimo e quindi tiene la coalizione sulle spine. Dovessimo liberamente riassumere l'intervista, il tono è: me lo dovete chiedere in ginocchio e forse neanche vi dico sì. Ma guai altrettanto e forse anche più pesanti il centrosinistra, non solo a Roma, dove i primi sondaggi sono catastrofici per l'ex ministro Gualtieri, che rischierebbe di non arrivare al ballottaggio, ma perfino a Bologna, dove si preparano primarie sanguinose tra, diciamo, il candidato dell'apparato e una, diciamo, renziana così definita, e tornano in campo da un lato, dal lato, diciamo, della renziana, a spingere per lei, a trattare per lei Ernesto Carbone, l'indimenticabile amico di Renzi, quello del Ciaone, e dall'altra parte Mattia Santori, il capo sardina, il sardina in chief. Ci sono i guai di D'Alema, che dovrebbe pare restituire, ci sarà una causa, 500.000 euro alla fondazione delle fondazioni socialiste. D'Alema viene sentito su Repubblica e con, diciamo, la tradizionale operazione simpatia che gli è propria, dice: ma mi hanno pagato meno del mio valore. Vedremo anche un Mattia Feltri sulla stampa che, diciamo, la sensazione è che rischi lui qualche azione legale da parte di D'Alema. Non vorremmo che poi alla fine i 500.000 euro alla fondazione delle fondazioni socialiste D'Alema li pagasse attraverso la causa Feltri. No, naturalmente scherziamo, si fa per dire. Ci sono guai relativi al Copasir e alla situazione complessiva dei servizi. C'è la questione giustizia, su cui va vista la stampa, che ha una curiosa impostazione, non vi anticipiamo nulla. C'è la questione Quirinale, della quale si occupa Stefano Folli. Ma giustizia vuol dire anche giustizia costituzionale, quindi il ruolo in questo caso di un organo diverso, l'organo di chiusura del sistema, la Corte Costituzionale. Ieri le dichiarazioni alla stampa del presidente, obiettivamente avventurose, ha parlato come un legislatore anziché come un giudice costituzionale. Su questo apre la verità e da qui partiremo. La verità, la consulta tifa
Legge bavaglio, anziché difendere i diritti costituzionali calpestati, la Corte dei non eletti pretende di introdurne di nuovi, anche a costo di sostituirsi al Parlamento. Sul testo Zan, il presidente Coraggio entra a gamba tesa: se non lo approvano i senatori, noi non rimarremo inerti. Così ormai qui abbiamo la terza Camera che è il CSM, la quarta Camera che è la Corte Costituzionale, diciamo. Il garante, non fateci dire cosa fa il garante, perché poi non vorremmo ritrovarci con i rossi in casa di mattina presto, anche perché se arrivano verso le 7 di mattina poi mettono a rischio l'edizione in diretta della Verità alle 7, quindi saremo prudentissimi su tutto ciò che riguarda il Quirinale. Scherziamo, naturalmente lo diciamo a beneficio dei segnalatori in rete che non mancano mai. Il Corriere della Sera, Israele parte l'attacco a Gaza, così l'apertura del quotidiano milanese. Il Fatto Quotidiano, Renzi, guai per la spia e assenteismo record. Però, diciamo, l'apertura doveva sembrare, deve essere sembrata un po' debole a travaglio, e dunque ha messo, come nella celebre scena di Amici miei, un rinforzino che sta sotto la testata sulla situazione patrimoniale di Draghi. Però, insomma, esce fuori e, per sua fortuna, Presidente Draghi è persona, diciamo, ben messa patrimonialmente, ma non c'è nulla né di irregolare né di opaco. Draghi, trust inglese, società in Georgia e due case a Londra. E il sottotitolo reca patrimoni e immobili dichiarati dal Premier. E allora, di che sia, è colpevole di essere benestante. È fantastico il Fatto Quotidiano. Il giornale, Draghi brucia i 5 Stelle. Attenzione però, del giornale parleremo in conclusione di rassegna perché sembra terminare la direzione di Alessandro Sallusti, cosa che avvolta da ieri sera così nell'incertezza. Peraltro nessuno racconta niente ai lettori del giornale, questa è anche, diciamo, la curiosità di questa mattina. Il Tempo, Letta manda in bambola il PD e nel sottotitolo trovate i primi sondaggi disastrosi per Gualtieri, che rischia di non andare al ballottaggio. Repubblica, doppia apertura, sotto la testata Israele attacca, diluvio di fuoco su Gaza. Il titolo principale è vaccini senza limiti di età, perché dal 17, da lunedì, si potranno prenotare anche quelli che hanno 40 anni. E poi La Stampa, migranti, l'attacco di Meloni e Lega, e c'è obiettivamente una buona battuta fatta con 24 ore di ritardo dalla Meloni su Giovannini, dopo la catastrofica intervista del ministro di 2 giorni fa, che ricorderete, leggemmo in rassegna, e la leader di Fratelli d'Italia ha detto: Giovannini pensi ai pendolari, anziché all'apertura dei porti. Va bene, questo è il quadro. Partiamo da Maurizio Belpietro e dalle dichiarazioni di ieri del presidente della Corte Costituzionale. Ieri il presidente Giancarlo Coraggio, uomo con una lunga carriera in magistratura, ha deciso di mettere becco nella faccenda Zan, minacciando addirittura un intervento della Corte Costituzionale, spingendo in sostanza per l'approvazione della legge. In pratica, presentando la relazione annuale delle attività della Consulta, Coraggio ha detto che la Corte non può restare a guardare. Sì, proprio così. È compito proprio del legislatore farsene carico, ma in mancanza di un suo intervento, mancanza a volte giustificata dal tumultuoso evolversi della società, la Corte non può a sua volta rimanere inerte, specie quando ci sono in gioco i diritti di minoranze. E la mette così Belpietro, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il numero uno della Consulta ha chiarito ancora meglio il proprio pensiero: non ho studiato il disegno di legge per essere chiamato a dare un parere concreto. Il problema è all'ordine del giorno del Parlamento. Sicuramente una qualche normativa è opportuna. E chiosa criticamente il direttore della Verità: chiaro il concetto, non vi dico come, ma la legge si deve fare. A quale titolo il presidente di un organo non eletto decide per gli elettori? Domanda quanto mai opportuna. Tutto ciò è circostanziato dal pezzo di Alessandro Rico, che racconta le surreali risposte del presidente della Corte Costituzionale. Ormai c'è questa abitudine, anche su un tema, chi vi parla è un antico libertario, quindi, ma anche resta indimenticabile la sentenza in materia di fine vita, in cui la Corte Costituzionale addirittura diede un termine al Parlamento per provvedere: in mancanza provvediamo noi. Sono tutte cose che
al di là del merito su cui ciascuno ha legittimamente la propria opinione, sembrano configurare un ruolo attivo e attivamente legislativo da parte della Corte di scrittura delle leggi, cosa che però in Costituzione non sta scritta da nessuna parte. Francesco Borgonovo, sento un costituzionalista autorevole, Michele Ainis, che peraltro, come sapete, è commentatore per Repubblica e per l'Espresso, è un uomo con fiere convinzioni progressiste, e il quale diceva: guardate, poi la legge Zan non serve, già ora, a parte, diciamo, contestare come Ainis fa questo metodo di legiferare indicando categorie, diciamo, fragili e da proteggere con una specie di catalogo che di volta in volta si allunga di legislatura in legislatura e di legislazione in legislazione, di atto normativo in atto normativo. Ma dice Ainis, guardate che già nella legge Mancino c'è un aggravante che porta ad aumentare la pena di un terzo, quindi assai significativa, per motivi futili e abietti. Abietti, quindi il giudice può tranquillamente dire: guarda che questo tuo comportamento è motivato da ragioni assolutamente inqualificabili, socialmente disprezzabili, eccetera, e può esserci un significativo aumento. Va bene, passiamo al tema delle aperture. Carlo Tarallo sulla Verità vi racconta questa questione degli ordini del giorno e quindi una spinta trasversale verso, diciamo, la riapertura, che però si allontana un po' perché, da quanto si capisce, le decisioni verrebbero prese martedì o mercoledì della prossima settimana, quindi il 18 o il 19, con decorrenza dal lunedì ancora successivo, il 24. Se ho fatto bene i conti stamattina presto, anziché spostare il coprifuoco in avanti di un'ora, sai che conquista, il 17 maggio, cioè 192 giorni dopo il momento in cui fu introdotto, si dovrà attendere il 199esimo giorno, 199 giorni di coprifuoco per spostarlo in avanti di un'ora. Grande, grande dibattito, grande conquista. Mentre Camilla Conti racconta i problemi. Regione per regione, il quadro differenziato a macchia di leopardo da territorio a territorio, sull'indicazione del generale Figliuolo di aprire ai quarantenni. E dice la Conti, c'è una situazione diversificata, i governatori reclamano più farmaci. Chi vi parla ricostruisce invece quello che vi raccontavo nel sommario. Sono passati 18 giorni dalle parziali di aperture, 12 dalla festa scudetto dell'Inter, e i virologi star, ricordate il professor Galli, rischio calcolato, calcolato male, il professor Crisanti, decisione sciagurata, mi pare disse una cosa di questo, no, aspetta, come disse, diciamolo esattamente, stupidaggine epocale, il vero rischio è giocarci l'estate, così disse, allora, però messi a confronto le loro dichiarazioni con i dati che invece vanno molto bene, ci sono non solo quelli nazionali della Fondazione Gimbe, ma quelli milanesi e lombardi che vengono da Regione Lombardia, ATS Milano, che sono molto significativi. Noi che non abbiamo nessuna competenza scientifica, però due cose logiche cerchiamo di metterle in fila, è molto significativo l'RT, sia ospedaliero sia non ospedaliero, che cala in modo più significativo negli ultimi 7 giorni rispetto agli ultimi 14 giorni, cioè non solo è basso, ma c'è un'accelerazione nell'abbassarsi negli ultimi giorni, quindi le cose non solo vanno meglio, ma vanno meglio in modo più veloce. E però c'è chi non si accontenta, chi è oggi la virologa star che dice no, morirete tutti, e un Corriere della Sera, con un pezzo di Alessandro Trocino, deve dare conto del fatto che le cose migliorino, dal lockdown ai vaccini al clima, come sono calati i contagi e i ricoveri. Però subito sotto viene sentita l'epidemiologa Salmaso, che ogni tanto vedete da Lilli Gruber con l'aria della preside, pronta, diciamo, a fare la sospensione agli studenti. Il peggio è passato? Domanda il Corriere. L'epidemiologa Salmaso scuote la testa, penso sia ancora presto per cantare vittoria. E se non vi basta, andiamo alla conclusione. La De Bacca, che firma l'intervista, dice: le epidemie nei mesi caldi illudono nell'apparire in ritirata, e la professoressa in estate
si tende a sottovalutare i rischi. In questi periodi è minore la probabilità di contagi in luoghi chiusi, evitiamo l'effetto luna di miele. E perfino la Debacle deve essere rimasta un po' scombussolata. Diceva, luna di miele è quando il decremento dell'incidenza ci convince che si possa fare a meno delle cautele e poi invece ci ritroviamo come lo scorso ottobre alle prese con una nuova ondata. In autunno ci saranno più vaccinati e quindi concediamoci un po' di ottimismo, tenendo presente però che i giovani non saranno immunizzati. E capite che qui lo diciamo con grande rispetto, però entriamo in un campo di superstizione, di magia, di preghiera e richiesta di grazia o invece di timore del castigo, perché cosa diavolo c'entri un comportamento a luglio con un'eventuale ripresa dell'epidemia a ottobre è un mistero che ci dovrà ancora essere spiegato. Probabilmente, anziché trascinarci in questi riti voodoo, dovrebbero dirci come mai già a ottobre scorso e qui è giusto anche l'anno prossimo, poco si stia facendo sulla sanificazione dei luoghi chiusi, trasporti pubblici e aule scolastiche. Questo è il problema. La famigerata terza ondata mica è nata perché qualcuno ha ballato in Sardegna a luglio. La terza ondata si è scatenata, con la riapertura delle scuole a fine settembre e il tema dei trasporti. Va bene, comunque sui virologi o virologi, a seconda di come vi piaccia declinare il plurale, oggi è definitivo Nanni Del Becchi, che è il critico televisivo del Fatto Quotidiano, che racconta le performance televisive di questi signori e dice: un anno fa, in un clima di tenebrosa ignoranza, apparvero in TV i primi virologi, infettivologi, eccetera, clinici reali, non George Clooney con il camice bianco o il dottor House. Uno shock per il pubblico che non vedeva uno scienziato vero dai tempi di Delbecco a Sanremo. Da allora i prof non se ne sono più andati, hanno continuato a fornire previsioni più o meno fosche sulla pandemia. Ma se i contenuti erano sempre quelli, nei toni qualcosa ha preso a variare. Ogni giorno si facevano sempre meno uomini di scienza e sempre più uomini di spettacolo, opinionisti fatti e finiti. La metamorfosi è più tangibile man mano che la terza ondata va scemando. Chi insiste nel non sottovalutare la variante nigeriana, chi non disdegna di dire la sua sui fatti del giorno, chi impugna la sciabola per difendere Ippocrate dalla politica, tutte mosse funzionali al poter restare in TV sine die. Magari anche dopo l'emergenza. I virologi variano per sopravvivere, esattamente come i virus. Tra un anno rischiamo di trovarli ancora lì e chissà se si troverà un vaccino. La variante televisiva sembra più infettiva della nigeriana. Splendido Del Becchi. Se avesse letto un libro che mi pare di ricordare, sì, titoli Laicrazia, troverà ampi capitoli su questo fenomeno dei virologi televisivi, anticipato con qualche mese. Va bene, ci siamo presi una pausa di sorriso, ma il sorriso se ne va via se torniamo all'articolo forse più preoccupante, meglio fatto e più brutto, più impressionante, proprio ne ha grande merito l'autrice Maddalena Guiotto. Il pezzo parte in prima sulla verità e poi si distende all'interno. E cioè, noi vi consigliamo di stamparlo, tenerlo da parte e per chiedere conto ai decisori pubblici di quello che è successo, perché non si muore solo di Covid. Allora, nel 2020 sono stati rinviati il 99% degli interventi di cancro al seno, avete capito bene, 99%, il 99% degli interventi di cancro alla prostata, il 77% degli interventi di cancro al colon, al retto sostanzialmente. Voi capite bene che si tratta soprattutto nell'ultimo caso poi di malattie a tassi di mortalità altissima. Maddalena Guiotto sulla verità. Arriviamo alla politica. Allora, le amministrative, coalizioni bloccate per molti versi. Allora, fa veramente sorridere l'intervista al Corriere della Sera di Gabriele Albertini: mi ha telefonato anche Meloni, sono pronto a decidere. Maurizio Giannattasio che lo sente. Ero già a conoscenza della decisione di Fratelli d'Italia perché surrettiziamente la russa Santanchè e Fidanza si erano fatti vivi spiegandomi che non dovevo equivocare, che Fratelli d'Italia non ce l'aveva con me, ma era una questione di dialettica tra i partiti di centrodestra. Quindi per me non è stata una novità. La novità è stata la telefonata della Meloni, che
cosa le ha detto? Mi ha rassicurato che non c'era nulla contro di me, io l'ho ringraziata, è stato un colloquio cordiale. E domanda a questo punto il giornalista, le avrà chiesto se si candida o meno? Sì, naturalmente, se i tre leader di partito avessero deciso di fare subito il loro vertice, non avrei procrastinato la mia decisione. Ho comunque detto che avrei gradito aspettare fino a sabato, che è l'anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti al prefetto. Correva l'anno 97. Domanda Gian Nattasio, perché prendersi qualche giorno in più? Perché voglio essere sicuro ci sia tutta la convinzione possibile che tutto ciò che sarà deciso in armonia con mia moglie Giovanna. Forse c'è bisogno di qualche parola in più, di qualche sguardo in più. Se le circostanze mi avessero obbligato, avrei preso la decisione in tempi più rapidi, ma mi sono state concesse 48 ore. E come le utilizzerà? Siamo abbastanza convinti tutte e due. Io e Giovanna, però dobbiamo affinare le nostre sintonie. È più per il no o per il sì? Sono più per il no. Ieri sono state rimosse delle situazioni esterne, ma l'argomento di passare gli ultimi anni della vita insieme in serenità e possibilmente in buona salute non è cambiato. Poi però Albertini, che c'ha sempre questa tendenza, diciamo, tra i grandi principi cincinnato nel suo orto e poi però anche un po' di suc e di trattativa, dice che gli ha fatto piacere una telefonata in cui Berlusconi gli ha smentito che avrebbe preferito Lupi e non avrebbe contribuito economicamente alla mia campagna elettorale e aggiunge il miglior tempo in qualifica resta quello del vecchio Albertini, cioè dice che ha i sondaggi migliori lui. Albertini, non è che lei si sta divertendo a giocare un po'? Confesso e non posso negare che il prolungamento degli elogi funebri da vivo è qualcosa a cui non si può sfuggire, ma non è l'argomento prevalente. Sono rimasto molto combattuto per le manifestazioni di incoraggiamento, per quello che ho ascoltato, che ho letto, mi ha fatto perdere il contatto con la realtà, tanto che stavo per mettere la testa sul ceppo. Quanta fatica ha fatto Giovanna ad afferrarmi per i capelli. E fa notare però Gian Nattasio che Albertini sia calmo. Questo ci fa sorridere, però francamente, ecco, diciamo, in tempi normali uno che fa interviste di questo tipo e che poi, come ha fatto l'altra settimana sul Libero, dice poi se vinco faccio vice sindaco il mio avversario, diciamo, sarebbe stato ringraziato, accompagnato alla porta e congedato. E invece qui si corre a dire la prego ci calpesti, come Fracchi e Fantozzi. Però direte voi, se questa è la poco raccomandabile situazione del centrodestra, non è che il centrosinistra stia meglio. È molto godibile il reportage di Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano su Lady Isabella che sfascia Bologna la rossa. E di chi si tratta? Della renziana Conti che sfida l'uomo dell'apparato Matteo Lepore. E anche qui la cronaca è godibilissima perché si racconta come lo scudiero della renziana sia Ernesto Carbone, quello di Ciaone. Dall'altra parte, però, invece il candidato dell'apparato c'ha le sardine. O noi o Renzi, dice invece Lepore per chiamare a raccolta le truppe. E dall'eremo di Ronzano sono saliti quelli dell'Arci e le sardine, con Mattia Santori che annuncia la nuova marcia verso il municipio. È fantastico. Queste amministrative saranno una specie di incubo, mentre il Tempo, quotidiano romano, sottolinea come Gualtieri rischierebbe di non farcela secondo i sondaggi neanche ad arrivare al ballottaggio, dove invece arriverebbe la grillina Raggi e lì sarebbe spettacolare perché il PD che sta dicendo giustamente peste e corna della Raggi, poi oplà sarebbe costretto a dire forza Raggi contro il fascismo che torna. Sarà uno spettacolo. È stato uno spettacolo, ma questo diciamo non depone a favore del protagonista, anche l'audizione dell'uscente, uscito capo dei servizi, Vecchione, l'audizione l'11 maggio scorso, la racconta Carlo Bonini, fatale per Vecchione l'incontro dell'autogrill, ora indagine su Mancini, ma il pezzo forte della ricostruzione di Bonini è proprio, diciamo, quasi la verbalizzazione dell'audizione dell'11. Vecchione tira dritto verso la sua personale catastrofe, dice Renzi e Mancini, so che hanno un rapporto molto stretto e che Mancini ha lavorato anche per Renzi in passato, così il comitato rimane esterrefatto, ha lavorato per Renzi.
Vecchione realizza l'enormità che ha appena detto e rincula, ma che posso dirvi? Io sono arrivato al dis solo nel 18 e dunque sul prima non so essere preciso. Insomma, capite che dopo una vicenda di questo genere era d'uopo sollevarlo. Sul Corriere della Sera spiega le cose non retrospettivamente ma in prospettiva Giovanni Bianconi, che spiega come il Copasir, molto inconsueto, chieda ora ai servizi di indagare su se stessi, e cioè di indagare su questo incontro tra Renzi e Mancini. A onor del vero, però, ce n'è anche per report, perché tra le cose che viene chiesto di accertare ai servizi stessi è se sia vera la storia che Sigfrido Ranucci racconta, secondo cui il famoso video di Renzi che all'autogrill di Fiano Romano incontra il vice direttore Mancini, che aveva aspirazioni di salire ancora in carriera, se sia vero che quel video sia stato fatto, come dice Ranucci, da una passante che accompagnava il padre in autostrada, però il padre che ha dei problemi di salute è stato poco bene, è dovuto andare in bagno, la signora ha avuto del tempo per fare il filmato, quindi bisognerà verificare se tutto questo sia vero. Intanto ha i suoi guai anche D'Alema, e qui ci sono diverse cose da vedere. Allora, sulla sostanza, il pezzo che vi raccomandiamo è quello di Claudio Antonelli, pezzo informatissimo, che per un verso analizza quello che è già successo. Draghi accende la brace per i D'Alema Boys, cioè tutta una filiera che è in difficoltà. Si ricorda il dimissionamento di Arcuri da commissario, ma Antonelli guarda anche in prospettiva, dice non è solida la posizione di Arcuri nemmeno dove è rimasto, cioè a Invitalia. E poi Antonelli dice: ma guardate, state attenti a Cassa Depositi e Prestiti, quella è la partita da guardare. D'Alema c'ha però anche un altro guaio. Allora, ieri Repubblica raccontava di questa storia. D'Alema ha per un certo numero di anni guidato la cosiddetta fondazione delle fondazioni, il cappello internazionale che tiene insieme una serie di fondazioni aderenti al PSE, e a un certo punto ha ricevuto degli emolumenti. Dice D'Alema, non legati alla funzione, ma legati ad un'attività che svolgeva, di conferenze, eccetera. Sta di fatto che ora però, se capisco bene, 23 fondazioni su 25 di quelle aderenti vogliono fargli causa e per chiedergli la restituzione di questa somma. È significativa, e D'Alema non è d'accordo e lo fa sapere a Concetto Vecchio su Repubblica. L'intervista è strepitosa. Pagato meno del mio valore, è una vendetta politica, e la vendetta è parola che torna anche nel racconto del Corriere della Sera. Ma l'intervista a Repubblica è spettacolare, e D'Alema, come sempre, diciamo, un'opinione non bassa di se stesso. Dopo l'uscita dal Parlamento avevo molte offerte di lavoro, in particolare da una società inglese che organizza eventi internazionali, Chartwell, che mi offriva 4 volte quello che poi ho preso dalla fondazione. E, insomma, come dire, ho fatto un piacere. Occhio però, perché oggi, se fossimo nei panni dell'avvocato di Mattia Feltri, saremmo preoccupati, perché a volte condividiamo, a volte no, quello che Mattia Feltri scrive nella sua rubrichina sulla prima della stampa. Però oggi è spettacolare, però pesante su D'Alema. Vado al massimo. No, io non ci credo. Sentite qua, la Fondazione dei Socialisti Europei, in cui si raccolgono le migliori fondazioni progressiste del continente, chiede indietro a Massimo D'Alema il 500.000 di euro che sostengono si intascò da presidente senza averne diritto. Mica uno scherzo. Hanno deciso di andare dal giudice, ma io non ci credo. Massimo D'Alema quei soldi non li ha presi, e se li ha presi aveva il diritto di prendersi, perché va bene tutto. Va bene Palazzo Chigi trasformato nell'unica merchant bank in cui non si parla inglese, ricorderete la citazione Cossigliana. Va bene Icarus e le altre barche a vela. Va bene la presidenza dell'advisory board di Ernst & Young. Va bene la casa vinicola in Umbria e il vino venduto ai cinesi. Va bene le scarpe di pelle umana, va bene i capitani coraggiosi di Telecom, va bene le affinità elettive con Monte dei Paschi, va bene Unipol che cerca di scalare la BNL, va bene la Silk Road Global Information di cui è presidente onorario, attraverso la quale sono stati comprati i ventilatori farlocchi dalla Cina, va bene l'animo di granito del compagno Greganti, va bene il metano di Ischia, va bene il caro amico De Bustis con la banca 121, va bene le sale bingo, va bene le coop, va bene le consulenze strategiche con eccetera eccetera, va bene tutto, il vero, il verosimile e anche l'inverosimile. Ma che D'Alema?
Dopo aver dato del principe dei corrotti a Craxi, aver detto, sempre parlando di Craxi, che la politica non è un mestiere con cui arricchirsi, ecco, sarebbe un finale troppo perfetto anche per lui se D'Alema chiudesse siffatta carriera fischiandosi i soldi dei socialisti. Pezzo spettacolare. D'Alema non la prenderà benissimo così, così Feltri. E oggi però dobbiamo rubare 10 minuti in più perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare. Allora, intanto una cosa curiosa, torniamo ai temi politici, la giustizia. Allora, sapete che c'è la proposta Cartabia, qualcuno la ritiene significativa, ambiziosa, poi gli emendamenti del governo preparati dal Ministro della Giustizia e da tre commissioni di lavoro devono ancora essere presentati. Qualcuno li tiene, come chi vi parla, invece un po' deboli, ma comunque a onore della Cartabia va detto che già quelle ipotesi hanno comunque già fatto imbizzarrire i grillini. Per me restano acqua tiepida, ma questo è francamente irrilevante. Comunque c'è la via Cartabia, oppure c'è la via referendaria preannunciata da Salvini con i radicali. Uno può dire, mi piace più questo, mi piace più quello. Che capolavoro riesce a fare la stampa di Torino? Noi, francamente, Massimo Giannini ogni giorno ci regala una sorpresa la direzione di Massimo Giannini, perché a pagina 11 trovate il commento, la nota quotidiana di Marcello Sorgi che dice: Ah, referendum sulla giustizia, una minaccia sul governo. Quindi il lettore della stampa che crede ai suoi commentatori dice: Ah, beh, pagina 11. Sorgi mi dice, il referendum no, non è proprio il caso. E allora andiamo a pagina 21, pagina dei commenti, dove arriva Armando Spataro a commentare, il magistrato, a commentare le proposte di riforma parlamentare e governative in campo. Ma la giustizia non si cambia così. E spiega, pur se non si conosce ancora il testo degli emendamenti alla proposta di legge delega in materia di processo penale che il ministro della giustizia intende riformulare, eccetera, eccetera. Cioè, non va bene. A pagina 11 per Sorgi la via referendaria, a pagina 21 per Spataro neanche la via, diciamo, parlamentare e governativa. E quindi che cosa bisogna fare? Non bisogna fare niente, bisogna stare fermi, immobili e va tutto bene così. Va bene, riprendiamoci, spostiamoci invece in uno spazio, in un'oasi di maggiore razionalità e andiamo in cerca del commento di Stefano Folli su Repubblica, che oggi si occupa della corsa al Quirinale. Descrive, a onor del vero, diciamo, due diverse situazioni, la situazione del governo e invece poi un quadro partitico molto agitato. E dice, in tutto questo poi si arriva alla corsa al Quirinale. E dice: il punto è che stavolta nessun grande elettore potrebbe manifestarsi, cioè qualcuno in grado, diciamo così, di gestire la presentazione di una candidatura forte e di condurla in porto, mancando proprio il baricentro di un sistema debole. Ovviamente il PD di Letta vorrebbe smentire questa considerazione e installarsi in cabina di regia, ma lo strappo ampiamente previsto con i 5 Stelle ha complicato il piano, vale a dire eleggere il presidente attraverso la fatidica maggioranza Ursula. Il pericolo è che l'elezione si trasformi in una specie di far west parlamentare, tutti contro tutti, nessuno capace di riunire il consenso minimo intorno a un candidato, e il centrosinistra, a differenza della destra, ne ha parecchi. Il buonsenso e l'interesse istituzionale suggeriscono che non si sollevi il coperchio del vaso di Pandora, vale a dire che si cerchi di eleggere il presidente al primo scrutinio, attraverso un accordo preliminare il più largo possibile, come avvenne l'ultima volta per Carlo Azeglio Ciampi. Direte voi, ma allora in questa Folli non esprime preferenze di merito, come vedremo, esprime preferenze di metodo, dice evitiamo di arrivare alla quindicesima votazione litigando, è meglio arrivare subito. E allora descrittivamente dice solo due figure hanno la possibilità di essere eletta al primo scrutinio. Il presidente in carica Mattarella, la cui ritrosia alla rielezione è nota, ma che potrebbe doversi inchinare al superiore interesse delle istituzioni. Qui l'eleganza di Folli, noi ci leggiamo anche un filo di ironia, ma è una lettura sicuramente abusiva e che se fosse una punta di ironia sarebbe spettacolare e stilisticamente eccelsa, come sempre accade per Stefano Folli. Però invece i lettori di Repubblica la leggeranno come un elogio ineccepibile della ritrosia del presidente.
E qual è l'altra figura? Il Premier Draghi, il cui prestigio è tuttavia prezioso al tavolo del governo in prospettiva sulla scena europea. Il futuro dell'Italia post-pandemia dipende anche da come si risolverà il rebus. E allora, con grande eleganza, Folli vi mette sul tavolo due diversi scenari. Lasciate da parte le mie inutili considerazioni su un filo di ironia che leggo tra le righe di un commento elegantissimo come sempre, ma Folli in realtà presenta due diversi scenari politici: la conferma di Mattarella, che vuol dire che Draghi rimane lì dove sta, o invece l'elezione di Draghi, che vuol dire probabilmente un finale di legislatura anticipato e comunque uno scenario totalmente diverso. E quindi Folli descrive, diciamo, un bivio, che richiederà a ciascuno di imboccare un lato oppure l'altro lato. La vicenda del figlio di Grillo. Allora, Giacomo Amadori, sulla testimonianza del giovane Ciro, che legittimamente espone la sua tesi, che è esattamente opposta a quella della ragazza. Dice: no, no, lei voleva lei fare sesso con più ragazzi. Questa è la versione di Ciro Grillo. Attenzione però anche al pezzo di Filetto e Tonacci su Repubblica, in cui invece si parla di un altro dei ragazzi coinvolti e che parla con un altro amico che gli dice: ma mandami pure a me i video, li hanno visti tutti. E questo, capite bene, che rimetterebbe in circolazione l'idea che ci fosse un giro di messaggini, o comunque che il video incriminato sia circolato tra i ragazzi. Poi si tratta di capire se per farsene vanto, con quale eventualmente stupida motivazione. Vi abbiamo già detto che c'è una novità editoriale non ancora formalizzata, ma che sembra probabile. Da ieri si rincorrono le voci delle dimissioni imminenti di Alessandro Sallusti dalla guida del giornale. Naturalmente, siccome non c'è ufficializzazione, ci sono tante tesi. C'è chi dice, e questa è una tesi che è circolata ieri sera, che potrebbe assumere una specie di direzione editoriale dei due quotidiani del gruppo Angelucci, Libero e Tempo, e a favore di questa tesi ci sarebbero dichiarazioni assai affettuose di Vittorio Feltri, che ben conosce Sallusti, con cui ha già lavorato per tanti anni. Però contro questa tesi ci sarebbe un certo affollamento, perché già Libero ha un direttore editoriale che è Feltri, un direttore responsabile che è Senaldi, al tempo c'è un direttore responsabile che è Bechis, un vice direttore che è Francesco Storace. Quindi, insomma, ci sarebbe un certo assembramento, direbbe il professor Gatti. Qualcun altro dice: no, Sallusti ha altri progetti, addirittura potrebbe essere candidato a sindaco di Milano se non andasse in porto l'operazione Albertini. Qualcun altro più malizioso dice: ah, Sallusti non vuole firmare il piano di tagli pesantissimi che l'editore del giornale ha predisposto, avrebbe predisposto. Staremo a vedere. Comunque, oggi ai lettori del giornale nessuno dice niente. Staremo a vedere. Abbiamo lasciato per ultima la questione detta in testa, che è la più importante uscendo dai confini italiani, ed è la questione di Israele. Ieri sera l'avvio di una azione di terra. Netanyahu ha in modo assertivo detto durerà per tutto il tempo necessario. Poi si tratta di capire se sceglierà degli obiettivi mirati o se invece sarà un'operazione, diciamo, definitiva rispetto a Gaza. Racconta questo tutto molto bene Stefano Graziosi, il pezzo sulla verità che vi raccomandiamo. Noi però vi segnaliamo due altre cose, una per diciamo, criticarla e l'altra per aderirvi e segnalarvela. Fa francamente un po' impressione il commento di oggi in prima sul Corriere della Sera di Franco Venturini, una delle prime firme del Corriere sui temi di esteri. Il titolo è neutro: il Medio Oriente, il vuoto politico. Però, insomma, la sensazione è che si pattini su ghiaccio sottile per estrarre, ma ci vogliono delle pinze e una certa energia per estrarre il dente, cioè il fatto che Biden non è partito bene. Il punto di riferimento di tutti, l'America di Biden, attraversa una transizione strategica che nella regione è particolarmente sentita.
Donald Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e vi aveva trasferito la sua ambasciata, aveva sepolto la teoria negoziale dei due stati, aveva patrocinato gli accordi di Abramo che implicitamente mandava in archivio la questione palestinese. Aveva tagliato a Ramallah i fondi di assistenza, aggravando in alcuni casi autentiche crisi umanitarie. Quindi, diciamo, Venturini riesce nell'impresa di descrivere negativamente pure la politica in Medio Oriente di Trump, ci vuole veramente un certo coraggio. Joe Biden questi fondi li ha subito ripristinati, non riporterà l'ambasciata a Tel Aviv, vuole mantenere un saldissimo legame di alleanza con Israele, ma la sua politica medio orientale, al di là delle dichiarazioni generiche, è ancora tutta da definire. Ecco, ci siamo arrivati. Perché nella sua visione internazionale sono prioritarie Cina e Russia, è prioritario un accordo anche parziale con l'Iran. E adesso si capisce fino a che punto il nuovo presidente USA sia stato preso in contropiede dagli eventi di questi giorni. Le trombe della guerra suonano ormai nello studio ovale ed è soprattutto da lì che ora devono arrivare segnali chiari. E allora dovete arrivare in fondo alle quattro colonne molto fitte per capire che insomma, c'è un problema di inerzia della Casa Bianca, ma forse il problema non è l'inerzia, è stata l'azione in senso sbagliato. Per un verso, nel aprire una vertenza con l'Arabia Saudita, sia pure per la questione gravissima, ci mancherebbe, dell'assassinio del giornalista Khashoggi, e però anche nel non dare l'idea che la migliore legacy di Trump, la migliore eredità di Trump, cioè gli accordi di Abramo, fossero un caposaldo anche per Biden. In questa incertezza si è infilato l'Iran. E qui sta l'altra cosa che vi segnaliamo. Naturalmente, chi ha la gentilezza di seguire il magazine Atlantico Quotidiano l'ha letto ieri, il commento del direttore Federico Punzi. Oggi viene ripreso su Italia Oggi e ve lo raccomandiamo perché Punzi, in modo a mio avviso chirurgico e lucidissimo, descrive proprio questo nella parte conclusiva del suo commento. Ma voi pensate che Hamas, che usa razzi iraniani, mezzi iraniani, eccetera, abbia preso questa iniziativa senza avere luce verde da Teheran? Allora è stata proprio sbagliata la scommessa di Teheran, la scommessa di Biden di una riapertura di dialogo con Teheran, che invece ha percepito la sua debolezza e ha in qualche misura forse autorizzato l'offensiva di Hamas. Ve lo spiega molto bene su Italia Oggi Federico Punzi. Assolutamente raccomandabili anche, ve lo ripetiamo, graziosi sulla verità e anche la cronaca di Sharon Mitza su Repubblica. Allora, il nostro tempo è finito. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 proprio con Stefano Graziosi e quindi temi internazionali a partire proprio dal Medio Oriente. E buona giornata a tutti con l'invito a passare in edicola a prendere la verità e panorama.